Un milione di esemplari venduti, di cui 170.000 in Italia, si rinnova la Kia Picanto. Amici di Motorino Online, oggi siamo qua a Francoforte per vedere la quarta generazione della City Car coreana, rinnovata soprattutto nel design e nella tecnologia. Salite con noi sulla vettura asiatica! La nuova Kia Picanto mantiene ovviamente delle dimensioni compatte. È lunga 3,60 m, è alta 1,49 m, è larga 1,60 m ed ha un passo di 2,40 m per garantire l'abitabilità per i 4 passeggeri per cui è abilitata. Dietro lo spazio è discreto se gli occupanti non sono particolarmente alti, altrimenti è un po' limitato. Il bagagliaio invece è uno dei più ampi della categoria e va da 255 a 1010 litri. Il frontale è stato completamente rivisto con la rinnovata griglia Tiger Nose, stilema caratteristico del marchio, ma anche con la nuova firma luminosa con i fari a LED e luci diurne, il rinnovato paraurti ed i dettagli in glossy black per la GT Line. La linea laterale è molto simile alla versione uscente, ma propone nuovi cerchi da 14 a 16 pollici, mentre al posteriore si notano il collegamento orizzontale tra le luci, dove è presente anche un nuovo elemento verticale, ed i luoghi più in basso. Oltre a qualche novità sui colori, l'aggiornamento all'interno dell'abitacolo è tecnologico. La nuova Kia Picanto, infatti, presenta di serie il sistema multimediale da 8 pollici con navigatore ed il cruscotto completamente digitale, con schermo TFT personalizzabile da 4,2 pollici. Un pacchetto di livello per una vettura di questo segmento, con la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, via USB-C e aggiornamenti over the air. La tecnologia significa anche sicurezza ed ADAS, con un pacchetto di primissimo livello a seconda dell'allestimento scelto. Rispetto ai sistemi già presenti, si aggiungono il Safe Exit Warning, frenato automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni ciclisti, Intelligent Speed Limit, Driver Attention Warning Plus e l'assistenza per l'uscita dal parcheggio. La Kia Picanto 2024 non abbraccerà l'elettrificazione, infatti saranno disponibili motori 1000 e 1200 benzina aspirati, quasi certamente anche con la variante GPL. Entrambi sono abbinati di serie al cambio manuale a 5 rapporti, ma è disponibile anche l'automatico, sempre a 5 rapporti. Infatti si tratta della stessa trasmissione, ma operata elettronicamente. Tra gli altri elementi tecnici sono presenti le sospensioni anteriori MacPherson. La nuova Kia Picanto arriverà nelle concessionarie italiane all'inizio del 2024. I prezzi sono ancora da annunciare, però ci hanno spiegato che saranno leggermente più alti rispetto alla versione attuale, si parla attorno a 17-18 mila euro, ma lo vedremo prossimamente. E con questo è tutto, non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motore Online e iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video! I'm seeing roses.